It is easy to forget the true meaning of Christmas these days. That's why Pope Francis has offered pilgrims and Christians his own short guide to Christmas. For the Pope, the most important rule is to make room for baby Jesus. Ciascuna famiglia cristiana, come fecero Maria e Giuseppe, può anzitutto accogliere Gesù, ascoltarlo, parlare con lui, custodirlo, proteggerlo, crescere con lui e così migliorare il mondo. Facciamo spazio nel nostro cuore e nelle nostre giornate al Signore. Pope Francis highlights that during Christmas, Christians should rejoice and share their joy with others, but not only with parties. Ah, padre, noi facciamo un bel pranzone, tutti contenti. Ma quello è bello, un bel pranzone sta bene. Ma quello non è la gioia cristiana di cui parliamo oggi. Traditionally, Christmas is the moment for giving and receiving gifts. Pope Francis warns against the dangers of giving in to consumerism. Che il Santo Natale non sia mai una festa del consumismo commerciale, dell'apparenza o dei regali inutili, oppure degli sprechi superflui, ma che sia la festa della gioia di accogliere il Signore nel presepe e nel cuore. But what is Christmas all about? Pope Francis has repeatedly called it the Feast of Poverty and has asked Christians to celebrate it accordingly. Questo è il vero Natale, la festa della povertà di Dio che annientò se stesso, prendendo la natura di schiavo. Di Dio che si mette a servire a tavola, di Dio che si nasconde agli intelligenti e ai sapienti e che si rivela ai piccoli, ai semplici, ai poveri. With these advice, Pope Francis calls on everyone to rediscover the real meaning of Christmas.